Benvenuti un'altra volta su Mad Mind. Oggi vorrei dedicare dello spazio a dei libri, libri di matematica. Quindi ci sarà una piccola sezione dedicata alla recensione di libri scientifici, prevalentemente matematici. Il primo libro che vorrei recensire è questo. Che cos'è la matematica? Di Richard Courant e Herbert Robbins. Questa è un'edizione un po' vecchia, ne hanno rifatta un'altra un po' più estesa, sempre curata da Neal Stewart, che è un matematico fantastico, ed è secondo me il tipico libro che si consiglia quando qualcuno vuole approcciare alla matematica. Peccato che questo non sia stato il mio primo libro, ma diciamo che apre le porte a un sacco di cose. È come se fosse un libro di testo per chi non ha mai approcciato la matematica, quella vera, non quella scolastica brutta, e lo fa in maniera semplice però molto curiosa, solo che probabilmente ha un piccolo difetto, il che è anche il pregio di questo libro, ovvero questo è l'indice. È veramente pieno di argomenti. Ad esempio, lui parte dai numeri naturali, quindi la teoria dei numeri, le congruenze, parla dei sistemi numerici della matematica, l'algebra degli insiemi, arriva in tantissime le teorie assiomatiche, parla veramente di tutto in una maniera molto molto dettagliata, non pesante, e comunque dà anche la possibilità al lettore non esperto di farsi qualche esercizio, infatti ogni tanto ne mette qualcuno. Ed è molto molto curioso. Io lo consiglio moltissimo a chi non sa come approcciare la matematica. Ci sono molte molte immagini che spiegano in dettaglio alcuni argomenti che lui tenta di spiegare, E insomma è veramente un libro che io consiglio veramente tanto. Quindi, che cos'è la matematica?